Si conclude al Quirinale la crisi di gabinetto susseguita alle elezioni. Dopo la rinuncia di Piccioni, Pella ha accettato l'incarico e in 3 giorni può presentare a Einaudi il suo governo di affari. Nello studio del presidente egli presta giuramento. Poi nella sala della Madonna della Seggiola, come diplomatica, giurano i suoi collaboratori. Campilli, ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno. Azzara, ministro della Giustizia. Fanfani, ministro dell'Interno. Silvio Gava, ministro del Tesoro. Vanoni, ministro delle Finanze. Paolo Emilio Taviani, ministro della Difesa. Segni, ministro per la Pubblica Istruzione. Merlin, ministro dei Lavori Pubblici. Rocco Salomone, ministro per l'Agricoltura e Foreste. Bernardo Mattarella, ministro dei Trasporti. Modesto Panetti, ministro delle Poste e Telecomunicazioni. Malvestiti, Industria e Commercio. Rubinacci, Lavoro e Previdenza Sociale. Tambroni, Marina Mercantile. Un governo, ha detto Pella, che vuole veramente servire il Paese.